Ecco, l'oggetto che in questo caso abbiamo portato su Spatial, come vedete, è fondamentalmente in questo momento diciamo non è molto bello, soprattutto se visto da vicino, ma fa comunque il suo discreto effetto visto da lontano, come tutte le cose che ci sono nei mondi virtuali. Quindi, se avete delle cose nei mondi virtuali che volete mettere come sfondo, insomma, che non è necessario vedere da vicino, è inutile che vi portiate la risoluzione massima, ma potete sicuramente semplificare parecchio. In ogni caso, qui l'oggettino che è stato esportato è lungo circa 2 mega, quindi sostanzialmente un centesimo di quello che era in origine. Ma sicuramente, se l'avessimo portato di dimensione un po' più grandi, per esempio, anziché 2 mega, l'avessimo accettato di averlo 4-10 mega, veniva molto meglio. Anche le texture le abbiamo ridotte praticamente da 8192 a 1024, potevamo ridurle a 2048, occupavano sempre un pochino più di spazio, ma sicuramente la resa era migliore, okay? Quindi dovete sicuramente fare molti tentativi. Però adesso vi faccio rivedere bene come funziona. Quindi abbiamo il nostro oggettino qua e ci accertiamo di esportarlo, in questo caso nella modalità GLB, GLTF 2.0 GLB, e in questa modalità accertatevi, insomma, di dirgli di includere i selected objects, quindi gli oggetti che avete selezionato, e dovrebbe essere tutto. Eventualmente fate remember export, fate l'export GLTF e vedete questo small GLB è lungo solo 1,8 MB, quindi dentro c'è sostanzialmente quello che abbiamo visto adesso. E l'abbiamo visto praticamente semplicemente, cioè siamo riusciti a caricarlo in Spatial semplicemente con un trascina, nel senso che abbiamo preso questo small, faccio intravedere adesso, quindi entriamo in Spatial di nuovo, quindi vedete che qui siamo in Spatial, e facciamo il trascina proprio direttamente dello small GLB, adesso, anzi perché cliccandolo praticamente ci seleziona l'oggetto, ma comunque, sostanzialmente, se siete il creatore del vostro spazio, basta che lo mettiate qua dentro e poi potete muoverlo e metterlo dove volete. Ok, ho fatto un esempio in particolare su questo oggetto che era mostruoso, quindi diciamo 2 milioni di vertici, per farvi vedere che tutto sommato, anche se è l'esempio più complesso in assoluto, i risultati quindi possono essere tendenzialmente non accettabili, soprattutto con questo risparmio, però se lo fate su oggetti un po' più low poly, quindi che si parte da una partenza di invece che 1 milione, si parte magari con 100.000, 200.000 vertici, lo si riduce soltanto di 10 volte e non di 100 volte come in questo caso, si ottengono dei risultati che sono sicuramente più che accettabili. Quindi questa stessa cosa adesso magari la proverò anche a importare in Second Life, facendo l'export, anziché GLB, la farò l'export in modalità con l'ADA, e sempre in questo video vediamo un po' come va. Che come immaginavo con l'ADA risultante non è leggibile da Second Life, almeno per questi modelli di questo genere probabilmente con Second Life diventa impossibile da tirare su, almeno non in modo umano. Mentre invece, come avete visto, lo possiamo esportare e importare come GLB e come FBX direttamente dentro Unity o dentro le piattaforme che accettano GLB, e ottenendo dei risultati, come dicevamo poco fa, insomma, se non proprio impressionanti, comunque magari aumentando, come dicevo, le grandezze e riducendo, cioè evitando di ridurre troppo, insomma, conservare un po' la struttura. Qui in questo caso vedete che abbiamo una struttura proprio molto dal punto di vista della resa grafica, diciamo, un po' misera. Volendo si potrebbe aggiustare, però diciamo è a posto così. Volendo si potrebbero fare dei trucchetti, insomma, ci sono dei sistemi che permettono di semplificare o di migliorare le risoluzioni. Ma direi che è posto così per questo video.